Buonasera e benvenuti al TG. I passeggeri che viaggiano in Croazia da uno Stato membro dell'Unione Europea, indipendentemente dalla cittadinanza, possono entrare con una delle seguenti conferme: un certificato Covid digitale valido, un test PCR negativo non più vecchio di 72 ore o un test antigenico rapido di 48 ore. Più dettagli nel servizio. Sono state aperte numerose postazioni per permettere ai turisti di fare i Covid test in Croazia. Uno dei motivi principali è che a ritorno dalle vacanze i loro paesi richiedono i test negativi al confine. Secondo le ultime informazioni, dai primi di luglio, dalle 7 alle 9 del mattino, in tutte le sedi dove si effettuano i test antigenici rapidi, non è necessaria la prenotazione, ci spiega Ivan Kaperanic. I test a fiume vengono eseguiti in diverse località del centro sanitario della regione litoraneo montana e il risultato è pronto in soli 15 minuti. Circa 200 persone vengono testate ogni giorno. Il test è valido per 48 ore, che dovrebbero essere sufficienti per consentire agli ospiti di tornare nei loro paesi dopo aver fatto il tampone. Gli albergatori indirizzano gli ospiti alle location in cui è possibile eseguire i test. Siamo in contatto quotidiano con l'ente per il turismo, che coordina tutte queste attività, con l'Istituto di Sanità Pubblica e gli epidemiologi di turno sul campo. Tutti gli ospiti che hanno bisogno del test per il ritorno possono farlo ad Abbazia. Qui tutto funziona in modo semplice, specifica il responsabile marketing della Madria Park Hotel. Susi Petricic, direttrice dell'ente per il turismo di Abbazia, ci spiega che offrono a tutti gli ospiti l'opportunità di essere testati in tre sedi ad Abbazia, sia con il test rapido che con il test PCR. I test vengono eseguiti tutti i giorni, compresi i fine settimana e i giorni festivi. I prezzi dei test rapidi vanno dalle 100 alle 150 kune e i risultati sono pronti in un'ora massimo. Il test molecolare PCR costa dalle 390 alle 550 kune e richiede una prenotazione. La migliorata situazione epidemiologica e le nuove temperature estive hanno dato nuovo vigore all'estate istriana. Vediamo un quadro della situazione umaghese. La metà di luglio ha dimostrato il vero potere della riviera umaghese durante questa seconda estate contrassegnata dal Covid. E per potere della riviera umaghese non intendiamo certo un ritorno ai fasti del passato, ma parliamo della situazione reale, quello che cioè verrà totalizzato quest'anno sul perimetro di costa che va da Salvore all'insediamento di San Lorenzo. Ma cominciamo dalla perspettiva regionale, che vede le località di Rovigno, Parenzo, Mago e Medolino a fare un po' da cartina di tornasole per ciò che riguarda la situazione turistica istriana. E se l'Istria non ride, la Croazia invece piange, dato che la penisola totalizza quasi il 40% del turismo nazionale. Ed ecco la fetta istriana. A metà luglio gli ospiti legali, dunque registrati, superano di poco le 180.000 unità. A dire il vero un po' pochini, ma la situazione la conosciamo bene. Torniamo ad Umago e Riviera, dove durante un nostro sopralluogo settimanale la situazione riscontrata nei vari insediamenti turistici non era quella delle grandi occasioni. Siamo lontani dal tutto esaurito, di posto in spiaggia ce n'è e sbirciando tra gli esercizi annessi notiamo che il cliente manca e come. Questi ragazzi con il sorriso sempre sulle labbra sono qui ogni mattina puntuali, affittano requisiti da spiaggia, curano gli sport acquatici, ci dicono che un po' di lavoro lo si intravede, ma siamo lontani dagli anni che abbiamo visto prima. Durante il nostro giro tra gli insediamenti turistici veniamo premiati dai raggi del sole e dai profumi dell'estate che poco hanno a che fare con le resse di anni or sono. Diciamo che chi ha scelto il comprensorio umaghese per le proprie vacanze ha fatto bene, dato che, seppure all'apice della stagione turistica, di posto ce n'è. La tranquillità non manca, a dire il vero siamo anche in tema di grandi avvenimenti. La seconda metà di luglio quest'anno è riservata ad una delle maggiori kermesse sportive in Croazia. L'ATP Croatia Open di tennis è al massimo dei preparativi e come tradizione vuole, durante lo svolgersi del torneo ad Umago e dintorni, finora era difficile trovare posti letto liberi. Anche questo è uno dei lati dell'estate Covid. Abbiamo sbirciato però anche tra coloro che non sono turisti. Presso il ghermito mercato umaghese la folla di un tempo non è all'ordine del giorno. La gentile gerente Vesna ci ha detto che la mole del lavoro non è cambiata molto.
Noi siamo presenti tutto l'anno e la nostra clientela è per lo più locale, dunque non ci sentiamo di dire che questo sia un periodo di picco per il turismo. A fare eco alla situazione riscontrata presso il mercato cittadino anche quella nei negozi. A conti fatti l'estate c'è, ma la si sente soprattutto tramite il caldo che imperversa oramai da giugno. Per ciò che riguarda il tornaconto turistico, va detto che la situazione si muove un pochino, ma siamo lontani da quella che è stata definita come un'estate da rivelazione. Ora dunque si confida nel 2022. Seconda edizione del campo estivo per bambini della Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin di Pola presso lo stabilimento balneare Stoia. Dal 1 luglio i bambini soggiornano al mare e godono le gioie estive con i propri compagni d'asilo. Il campo estivo a Stoia sarà aperto tutto luglio ed agosto, mentre per i bambini che rimarranno in sede il lavoro sarà organizzato in sede centrale, sempre stando molto all'aria aperta, sottolinea la direttrice Tamara Brusic. La differenza, una cosa nuova, è che i bambini avranno un corso di nuoto gratuito che viene finanziato dall'Unione Italiana e di conseguenza ogni anno cerchiamo di dare una marcia in più a quello che facciamo e dunque quest'anno avremo anche la scuola nuoto. Sole, mare, ma anche tanta attività didattica, dai giochi sportivi, laboratori creativi alla lettura. L'anno scorso il tema delle attività era Gianni Rodari, mentre quest'anno il tema sarà Dante Alighieri. Il Rin Tin Tin, assieme alla comunità degli italiani di Pola, la scuola Giuseppina Martinuzzi e Dante Alighieri, fa parte del progetto Incamminiamoci, Pola incontra Dante. E si tratta di un progetto dedicato ai 700 anni, dalla morte del padre della lingua italiana, Dante Alighieri. Festeggeremo così tutti insieme i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri presentando il progetto nella seconda settimana di settembre, quando allestiremo una mostra, quando presenteremo tutte le cose che tutti insieme abbiamo fatto. Naturalmente ci saranno anche momenti un pochino più seri dove i professori dell'Università degli Studi Jure Dobrila di Pola avranno modo di parlare di Dante. L'attività al mare è stata offerta ai bambini che hanno già compiuto i 6 anni di età, ma anche a quelli più giovincelli. Quest'anno abbiamo un gruppo di 38 bambini per il mese di luglio, mentre 27 per il mese di agosto. Bisogna sapere che i bambini che iscrivono, ossia andranno a frequentare la prima elementare, dovrebbero riposare, stare a casa con la famiglia, dunque molti si ritirano proprio per stare a casa con i propri genitori e sottolineerei anche l'importanza per tutti gli altri bambini di usufruire delle proprie ferie, di stare con la famiglia, con i genitori, perché è quello che serve al bambino, riposare serve anche a loro. Ci rallegriamo per Stoia, ci rallegriamo per poter stare nello stabilimento nostro, che speriamo un giorno e tra breve vedrà anche la sua completa ristrutturazione. Io sono sicura che sarà una bella estate, sia per noi che continueremo a lavorare, ma soprattutto per le famiglie che potranno stare a casa in ferie. Notizie flash. Il sindaco di Rovigno Marco Paliaga ha visitato il cantiere del complesso di piscine. Nel giro di pochi mesi il complesso di piscine al coperto ha già iniziato a prendere forma. Attualmente i lavori sono in fase di chiusura dell'impianto. Sono in corso anche i lavori sull'infrastruttura di collegamento dell'edificio della piscina. I lavori sono iniziati alla fine dell'anno scorso e prevedono un investimento di circa 60 milioni di cune. I 26 volontari della Croce Rossa del Buiese hanno donato ben 628 ore del proprio tempo libero a 14 azioni di vaccinazione di massa contro il Covid-19, svoltesi nel periodo da aprile a giugno di quest'anno. Durante la campagna di vaccinazione di massa c'è stato un eccellente livello di cooperazione tra tutti i servizi e le istituzioni. La città di Dignano invita tutte le persone giuridiche e fisiche che hanno la propria sede, rispettivamente la residenza, sul territorio della città di Dignano ad inoltrare le proposte dei nomi dei candidati
per l'assegnazione dei premi ed attestati della città di Dignano. Le proposte si devono consegnare entro il 17 luglio. Nei pressi dell'ex stazione degli autobus di Pola è stata aperta una galleria rock and roll dedicata alla memoria della scena rock istriana. L'intero progetto è stato ideato da Nenad Marjanovic, Dr. Fritz e Diego Bosusco Ptica, ex membri della band di culto Kud Idioti, in collaborazione con Borislav Blago e Pešić. La Galleria Rock and Roll, inaugurata di recente, espone nella sua sala le opere dell'artista di Belgrado Borislav Blago e Pešić, le cui fotografie rappresentano i musicisti di culto che si esibivano sui palcoscenici locali. Così, tra le tante fotografie troviamo personaggi famosi come Sale Veruda, Sejd Memić-Vajta, Massimo Savić, Bruno Langer, Fritz e Ptica della band Kud Idioti e molti altri. Lo scopo di questa iniziativa è presentare la ricca storia dell'ambiente rock and roll istriano. Tutto ciò è perché il rock and roll ha bisogno di tornare in città e questo genere di eventi deve dimostrare ai cittadini che il rock and roll a Pola e in Istria ha una lunga tradizione. La musica turbo folk, la quale spesso si sente suonare in centro città, non è il genere di musica che distingue questa città, ma lo è proprio il rock and roll urbano e Pola, grazie a Dio, ha dato vita ad un numero elevato di gruppi musicali eccezionali. Per realizzare questo progetto è stato necessario allestire e mettere in funzione la sala in affitto e raccogliere il materiale d'archivio necessario per presentare le icone della scena rock locale. Dugo su toj sceni pulskoj. Siamo stati presenti sulla scena musicale per molto tempo a Pola ed oltre a suonare abbiamo lavorato molto e aiutato altri gruppi musicali. Direi che siamo i fondatori della scena rock polese, perciò siamo riusciti a raccogliere molto materiale d'archivio come cassette, dischi, poster di tutte le band del passato, del presente e del futuro. In questa maniera abbiamo avuto l'idea di creare un archivio storico della scena rock di Pola. Tutti i nuovi musicisti che in questo momento si muovono nel contesto dell'ambiente rock potranno presentarsi. Allo stesso tempo siamo giunti all'idea di creare all'interno della galleria una stanza commemorativa per tutti i musicisti che se ne sono andati troppo presto. La mostra si basa sulla monografia fotografica di Borislav Blago e Pešić. All'interno del libro vi si trovano 333 musicisti regionali del periodo dal 1950 al 2000, appartenenti per lo più al genere rock, jazz e blues, anche se ci sono alcuni musicisti pop interessanti. Ogni pagina del libro contiene una foto per ciascun artista, una breve biografia in cui si trovano alcune informazioni di base. Sono riuscito poi a riportare qualche dettaglio interessante sulla loro carriera. All'apertura della galleria ha partecipato un gran numero di cittadini e tra loro abbiamo trovato alcuni nomi noti della scena rock locale e regionale, come l'ex tastierista della band Bielodugme Vlado Pravdic, il chitarrista Ranko Svorzan, il batterista Zoran Djordjevic e molti altri. Gli ospiti si sono divertiti ascoltando la musica e gustando l'aperitivo di benvenuto. Ed è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.